Ok, allora oggi vi porto dentro al Big Studio. Ogni tanto qui su YouTube metto questi video in cui vi faccio vedere dei posti in cui sono a lavorare. Lo studio è qui a Ozzano Emilia ed è lo studio di Luca Bignardi, che è un grande fonico italiano, e quindi adesso da solo vado dentro e faccio le riprese. Okay. Andiamo dentro allo studio. Stiamo entrando. Chiudiamo. Ecco. Allora, qua ci sono un po', si sale, ci sono un po' di dischi che ha fatto Luca Bignardi da Morandi, Pausini, si vedono Ramazzotti, Celentano, molti di questi dischi li ho fatti anch'io con Luca. Di nuovo Pausini, Bocelli, Pausini, Ramazzotti, Vasco, bla bla bla. Qua ci sono ancora un po' di dischi, saliamo. Qui si sale. Qua abbiamo appoggiato la mia cassa, la mia solita cassa a quattro coni. Da questa finestra si vede la sala di ripresa. Allora, qui intanto è la location, no? Dove si vede tutta la campagna qua di Ozzano dell'Emilia. C'è la piscina che nel frattempo si è ghiacciata. Qui siamo in questa parte che è la parte isolata, no? Dove di qua si va alla sala di ripresa, di qua la sala di ripresa, di qua la regia. Allora, qui c'è la sala macchine, diciamo, dove ci sono tutte le interfacce, dove arrivano tutti i cavi audio, e qua c'è il Mac del Pro Tools. Questi sono tutte le varie DigiDesign, le vecchie macchine analogiche e o digitali. Hai fatto bene? Certo, sto facendo tutto. Eccolo Luca, dai, facci vedere lo studio. Andiamo di qua, ci sono i nostri amici che stiamo lavorando. Faccio una ripresina su YouTube, se mi autorizzate, non è che mi arrestate. Ma ci mancherebbe altro. Giancarlo Di Maria. Un piacere. Allora, vediamo un po'. Allora oggi... Allora, qua abbiamo questa postazione, che cos'è? La postazione della parte più media, sempre Pro Tools, di quello là. Più che altro mi serve da tenere il secondo monitor. Ah, ok. I monitor sono le Adam. L'analizzatore di spettro. Tieni d'occhio tutto. Poi il banco è custom, perché c'è quell'aggiunta qua. Insomma, praticamente. Quindi qua, questo qua è l'icon e di qua è... Questo è l'icon che controlla il Pro Tools. Esatto. Gli ascolti. Qua ci sono un po' in controluce. Queste sono le Adam S6A, queste sono le S3A. Oggi, tipo, per le chitarre cosa stiamo usando per registrare? Qualsiasi cosa. Tutto quello che serve. Quello che serve. Eccoci qua. La parte più MIDI l'abbiamo messa l'hai messa in quest'angolo qua. Sì, c'è anche dentro l'armadio che hai visto prima, eh? C'è della roba. Ok, ti. Giro. Climatizzazione. Qua andiamo nella stanza, qua cambia anche totalmente l'aria, dove si sente bello, tutti i led. Qua è veramente grosso, adesso mi suicido. E qui adesso abbiamo appoggiato a mo' di magazzino, però qua hai già fatto anche archi, batterie e tutto quanto. Molto bello tutto il soffitto. Di qua di nuovo c'è tutta la campagna, quindi anche chi che si mette qua a lavorare, a cantare, a suonare, è bello rilassato, poco rumore, anzi nessun rumore visto che è tutto isolato. C'è anche questo pezzo che riprende con la finestra di là. Che l'ho visto, quello è il soprascala, no? Dove siamo passati prima. Qua c'è tutta quella cosa che sentivamo prima, di tutta la parte di aerazione, in maniera che la climatizzazione sia silenziosa e buona. Là ci sono tutti i tuoi microfoni, che abbiamo già visto anche in altri miei video. E così. Ciao.